quest'anno non cambiare, stessa piaggia, stesso mare, con le pinne, il fucile e gli occhiali, noi con le birre in piscina e le occhiaie, e senza sgrille i bikini o i locali, abbronzatissimo nella barona, prendo il sole al balcone mangiando McDonald's. Oh, metto comodo, parto fra un attimo, è tutto pronto per il pazzo viaggio che farò, preso bene da un tot, non chiedermi però, quando è previsto il mio rientro in quel di Milano, e ora mi sento bene, do il corpo carico, la mente mi avvede orizzonti che non conosco, lucido, no, io non credo proprio, ma padrone del... Cosa c'è dietro uno sguardo? Cosa pensi tu a riguardo? Studi, illudi, disilludi, ti precludi ogni traguardo su di freddo. Ti vuole o non ti vuole? Vuole sesso, vuole amore, vuole il sole quando piove o non ci pensi, sgaggia altrove. Tu resti solo dove l'incertezza crea le brezze, dentro tutto ciò si muove. Io ho atteso appuntamenti, appeso un filo, aspetti eventi. E se il gancio è alle 21 ti ci presenti alle 20:20. 20 per fare... Here's a composition we called. Quando rubarono il
camion a mio padre, ci rimasi male. Ce l'ho impresso, non l'avevo mai visto depresso. Stavamo in centro, casa di ringhiera, piena di immigrati, senza i sanitari, uscivo per andare a cesso. Per un po' restò disoccupato, stavo al bar, sotto casa, coi campari a tenersi. Ce n'è, è inutile che neghi. Puro metallo, duro come acciaio, peso come piombo, adrenalina pure da sangue al cervello. Il tipo di merda che mi carica la molla, che mi offusca la mente, fa perdere il controllo. Merda tesa vera, che manda in escandescenza, aumenta la pressione interna ed instiga violenza. Non esiste SMI, non puoi competere o spingere. Merda così ho pumpato. Del computer e spero che oggi la fortuna voglia stare dalla mia. Chiudo la porta e via, perché sono un altro giorno nella vita di un guaglione, solo un episodio nella mia trasmissione. Un giorno per avere e dare quel che c'è, questo è un giorno per cercare quel che fa per me. Perché sono un altro giorno nella vita di un guaglione, tempo che non ha soddisfazione, come due tipi che discutono e nessuno ha ragione.